Giulia non pregava affatto, ma sapeva come amare. Luca ad ogni passo un accidente, il diavolo, il mondo, mondo. Tanta storia, un solo uomo, mondo. Quante stelle, un solo cielo. Dare una visione d'insieme così sintetica per poter poi passare veramente quello che è il nocciolo della cosa. Cioè, tante stelle, un solo cielo, tante storie, un solo uomo. In realtà poi tutto stiamo tutti quanti andando verso una sola direzione. Marco aveva un gran talento, ma non sapeva cosa fare. Carla conosceva. Le tue canzoni, sicuramente il particolare, il concreto, crea delle situazioni, dei colori, delle sfumature, ma c'è sempre una tensione verso qualcosa che non è concreto, non è pratico, non è materiale. Si cerca un po' di trascendere, almeno perché la poesia e l'arte dovrebbe essere volta alla trascendenza del materiale, ma in realtà poi è ben chiaro in me il concetto che il materiale è legatissimo all'immateriale, cioè non sono due mondi separati che convivono in modo astruso. E l'immateriale crea il materiale e il materiale crea l'immateriale, quindi sono fortemente collegati, secondo me non li vedo spirito e materia così separati. Come una scatola della memoria, ultima in fondo in soffitta, ma poi salvami, tenendomi stretto per mano. Tu citi lo yin, lo yang, i due principi contrapposti, però come se il tutto fosse una cosa unica, quindi tutte le manifestazioni dello spirito in un certo senso partecipano della stessa entità. E mandami un segnale di fumo, io lo capirò da come cammini. Cioè non li vedo scollegati e secondo me viviamo anche un momento dove la religione vive questo problema grande, di grande distanza e scollegamento fra il cielo e la terra. Canto qui una frase commerciale. Dimmi se c'è un posto per amarti ancora, o dimmi tu se c'è un posto per odiarti almeno, e dammi una ragione per soffrire ancora. Parli d'amore e in una canzone hai scritto, hai espresso uno sfogo contro il qualunquismo dilagante sulle sofferenze d'amore, quindi una reazione a un certo tipo di poetica. Dimmi se c'è un posto per amarti ancora, o dimmi tu. Il disco è arrangiato da Umberto Iervolino e suonato in tre pezzi dalla band dei Kaufman. Dei bravissimi Kaufman che hanno arrangiato tre pezzi, poi hanno suonato e hanno fatto interventi anche in tutto il disco. E in questo pezzo Iervolino ci ha messo molto del suo e ha fatto abbiamo trovato un brano che era un brano anni 50 praticamente come mondo, riportato con l'elettronica, con molti particolari moderni. E Dimmi, sinteticamente, è stato scritto proprio una sera. Guardavo una trasmissione di cui non dirò il nome, però era una di quelle dove c'è tutto questo sensazionalismo sulla sofferenza, sullo spettacolarizzare la sofferenza come se fosse giusta e legittima, e quando esiste, c'è, ma non deve essere quella cosa lì. E quindi ho detto, adesso scrivo una canzone dove metto un testo il più possibile così assurdo. In realtà poi non è che sia poi così assurdo, mi piace anche col testo oltretutto, quindi però mi sono concesso di esagerare, di essere un po' meno distaccato come al solito, ecco, questo è Dimmi. Convinti di comandare un film, un segnale. È comunque un'idea originale quella di sposare al pop questa visione della vita anche molto spirituale, cioè, a parte Battiato o altri insomma grandi personaggi, a volte si raccontano storie molto più così quotidiane. Pronto, chiamo dalla terra, qui c'è ancora la guerra. Sì. È proprio lì l'intento, almeno mio,
piccolo intento è quello di non professare usando termini paroloni o parlando in astratto. Cioè io cerco di mettere questi concetti in forme che rappresentano la vita quotidiana. Secondo me è molto più efficace, anche perché ognuno ci può identificare, non chiudere una canzone, non definire troppo quello che voglio dire, secondo me lasciando aperto il tema è la forza di una linea espressiva. Cioè ognuno può liberamente vederci quello che vuole. Ecco, quindi poi io ci vedo il mio naturalmente, però non è che voglio che gli altri vedano le cose che vogliono. Tante storie che affiorano la sua memoria senza che però in alcuni momenti gli sembri in realtà che vengano dal suo vissuto. In realtà è molto autobiografico. Sì, è impossibile non essere autobiografici. E in realtà però non sono storie che derivano per forza e vengono dal mio vissuto personale, ma dal mio vissuto anche indiretto. Nel senso, io sto molto attento, sono un osservatore. E osservo gli altri, vedo le caratteristiche umane di certi rapporti anche. E così, e quando poi mi metto al pianoforte, succede che magari in quel momento una riflessione fatta tempo prima magari affiora e diventa una canzone che per forza però non è riferita a quella coppia anziché a quell'uomo o a quella donna. Vedrai e cambierai. Un bel giorno cambierà.